Peppino Pedarra, parliamo di Fratelli d'Italia. C'è da dire che a Foggia, se c'è un luogo in cui la bandiera di Fratelli d'Italia ha dignità, è quello del Circolo Manzi, di cui tu sei il presidente, l'unico circolo di Fratelli d'Italia esistente a Foggia, della ragione per cui ci facciamo questa chiacchierata. Allora, da dove vuole partire, ripartire Fratelli d'Italia a Foggia? Allora, Fratelli d'Italia non riparte da nessuna parte, ma esiste come una componente politica essenziale e l'ha dimostrato l'assemblea programmatica provinciale tenutasi ieri l'altro, che ha dato un po' il carattere di questo partito e dell'esistenza di questo partito a Foggia. Oltre alla presenza di ospiti, come abbiamo avuto ospite l'onorevole Agostinac, che ha dato un momento di sintesi molto importante a questa assemblea, abbiamo avuto la presenza delle rappresentanze sindacali e associative che hanno mostrato interesse verso di noi, oltre ai nostri esponenti regionali che hanno tracciato un po' le linee guida per quanto riguarda la politica regionale che affronteremo fra qualche giorno per la campagna elettorale. Però insomma siete una realtà effervescente, allora se non da dove ricominciare, dove volete andare a questo punto? Essenzialmente andiamo a una battaglia regionale che ci deve vedere protagonisti in una regione che ha delle carenze strutturali molto importanti, se si considera che il presidente Emiliano, che oltre ad essere presidente è anche delegato a deleghe assessorie alla sanità e all'agricoltura, noi siamo preoccupati e quindi impegnati per avere una regione che sia vicino alle nostre esigenze. È emerso che sia nel settore agricolo che della pesca che della sanità ci sono state delle carenze di investimento, tanto da far rientrare in Europa capitali che dovevano essere spediti. E quindi questa è la prima battaglia. Organizzazione sul territorio. Io faccio parte del Dipartimento delle Politiche per il Meridione e significa dare un contenuto maggiore al nostro territorio, soprattutto di fronte alle sfide istituzionali e costituzionali che una politica delle autonomie regionali sta portando. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare le sfide del futuro e non stare fermi a quelli che erano i grandi temi che comunque hanno esaurito la loro funzione. Oggi siamo di fronte a temi che sono temi costituzionali, temi dell'associazionismo imprenditoriale e quindi di tante iniziative che devono vederci capaci di affrontare queste sfide. Siete riusciti a convincere Fitto che con lui si vince? Beh, Fitto lo sa, non lo dobbiamo convincere noi. Diciamo che il problema Fitto è un problema che è stato posto, affrontato e che ci vede comunque pronti a essere partecipi. Fitto scioglierà la sua riserva e quindi deciderà per il meglio, però noi dobbiamo essere pronti a prescindere da Fitto e a prescindere dalle decisioni di Fitto. Ma insomma, siete così speranzosi di poter segnare un successo che anche su Foggia c'è chi fa la corsa anche ad entrare nel vostro partito, si parla di Longo, si parla perché no di Difonso, insomma, sta succedendo? Fa piacere che ci sia questa, rientra un po' nel quadro generale di Andreu. Quando la Meloni ebbe la intuizione di allargare, di aprire i limiti del partito, e comunque senza però sminuire quei valori essenziali, era questo, cioè dare la possibilità ai conservatori e ai sovranisti di riunirsi sotto una bandiera. Che Bruno Longo possa essere vicino a noi non è una novità e non sarebbe una novità. Ma è dentro il partito? Non ancora, a livello ufficiale, non ha ancora ufficializzato la sua presenza. Al di là delle conferenze stampa ed altro, non abbiamo questo dato che comunque non viene precluso né viene vietato. Il Difonso invece? Neanche la stessa cosa per Difonso. Difonso ha mostrato segnali di interesse, però non ha espresso ancora la sua partecipazione concreta, anche se aderisce ad un sindacato il cui responsabile nazionale è molto vicino a noi. Ma questi ingressi comporterebbero problemi con Landella? Ma problemi con Landella non credo che ce ne debbano essere, anche perché Landella non è uno sprovveduto e si rende perfettamente conto se ci stanno dei movimenti e dei cambi di forza come tenere in piedi la sua maggioranza. Allora, in definitiva, possiamo dire che Fratelli d'Italia sta marcando sul territorio una posizione significativa per arrivare alle regionali, ma anche, perché no, per affrontare altre sfide. Sì, è nei numeri. Il momento in cui non c'è competizione che non ci vede in un aumento. Ed è importante
il tipo di aumento elettoralisticamente parlando che ha Fratelli d'Italia, che è un aumento significativo e costante. Significa che cosa? Che non è un bacino solo elettorale, ma è un contenitore culturale e di idee abbastanza capace di contenere una serie di elementi politici capaci. E allora che significa? È chiaro che nel momento in cui si allargano gli orizzonti politici si marca il territorio, anche avendo numeri capaci per marcare il territorio, e credo che ci troviamo in linea. Le posso fare a chiudere una domanda impertinente? Come va questa coesistenza con i democristiani di Giuseppe? Allora, le dico semplicemente, è una coesistenza che noi, soprattutto nella nostra zona, che dove sono particolarmente forti, viviamo in maniera, non dico conflittuale perché sarebbe sprecato dire questo, ma viviamo con un dibattito costante e continuo, anche perché gli ideali ai quali hanno aderito, perché hanno aderito all'ideale che è stato Andreu, è un ideale forte e che è riconducibile alla destra sociale. Certo, sono abituati ad avere anche una gestione del potere diversa dalla nostra, e questo è il tempo, lo stare insieme, avere assemblee programmatiche ci porterà maggiormente a cooperare e coesistere. Non vi sono incompatibilità, anche perché non vanno in conflitto ideali, non vanno in conflitto gestioni di potere, ma riusciamo in maniera molto significativa a coesistere. Certo, noi lo viviamo in maniera più importante perché Fitto su Foggia, sulla Regione Puglia, è essenzialmente un leader politico. La stessa cosa non è nelle Marche, non è nelle altre parti, dove una nascita elettoralmente prevista, quindi un contenitore elettorale, si sta trasformando in un contenitore politicamente apprezzabile.